limitato, cioè nel senso sono stando tutto il tempo a casa, non so, cioè non trovo ispirazione in niente, sempre la solita routine, cioè le solite cose, sono un po' fermo. Allora, Ansia Sociale dovrebbe essere, e si spera che sia, il mio primo album. E, aspettando Ansia Sociale nasce dal fatto che nel frattempo che lavoro a questo album ci sono quelle tracce a colmare questo vuoto. A livello musicale è stato un checkpoint perché è come se avessi trovato la mia identità, possiamo dire, dopo anni finalmente. Beh, quello per cui è nato Demon Candy, per raccontare quello che ho vissuto essendo un ragazzo strano in provincia. Sono uno che ha sempre snobbato le mode. E quando la trap ha iniziato ad andare di moda, tipo a Roma c'era la DPG, tutte queste cose, Sfera Ebbasta, Bravi Ragazzi nei Brutti Quartieri, ma anche prima, ai tempi per davvero. Qua in provincia eravamo in tre ad ascoltare sta roba, infognati a quella cosa, quindi non lo so, ho seguito questa wave perché al momento qua è l'alternativa, per dirti. Più sono stato rigettato dalla società di qui e più mi sono sentito forte. Sì, però sostanzialmente è così. Quando ho mollato scuola ho detto io faccio trap e voglio fare musica, voglio fare questo. Io poi ho scelto quello che volevo fare, nel senso non mi rappresenta il gangsta rap. I miei testi sono sempre nati come sfoghi. Tranne l'inizio che facevo più musica per divertirmi, a una certa ho sentito proprio il bisogno di sfogarmi con la musica. C'è stato un periodo della mia vita molto triste, in cui ero fissato con XXX proprio perché spiegava quello che sentivo e quello che provavo. E quindi io ho sempre amato questa cosa di fare musica per qualcuno che poi l'ascolta e dice: cazzo, mi sto sentendo in così, in questa maniera, cioè sta raccontando, mi è entrato nella testa sto tipo, non so come cazzo faccio a provare letteralmente quello che provo io. Si suddivide tra le ragazzine che mi amano, sincero, e ragazzi depressi. Già mi piace il fatto che abbia, si possa dire, una fan base. Penso di, cioè, nel 2020 l'estetica è importante. Anche perché ho fatto ritardo perché sono andato a farmi la barba, insomma. Più che altro serve essere tutto. No, non serve più essere uno bravo a scrivere canzoni con una bella voce. Devi essere tutto. Devi essere più o meno un personaggio a 360. Seguo. Io guardo tuttora, non guardo pochissime serie TV e guardo un sacco di anime. Ma per un fatto che il personaggio anime è stato, cioè, è nato così. Un personaggio anime, Light Yagami, Death Note. È nato così, con quella mentalità, con quell'essere così. Mentre un attore non riprodurrà mai, cioè, secondo me. Ma io ho sempre sognato di avere un pubblico a cui raccontare come la penso. Poi adesso mi sono ritrovato nella musica. Poi vediamo fra 5-10 anni cosa succede. Dovessi sognare un sacco, mi vedo a Miami, in California, oppure boh, in America, a lavorare con chi mi piace tanto. Senza limiti sarebbe Trippie Redd.
Italiano ti direi Neffa, Gammon. Ultimamente sto troppo in fissa. Vabbè, però Neffa.